Allora, il 600, noi in realtà avevamo già fatto una puntatina nel 600 con la guerra dei 30 anni, no? Vi ricordate? 1618, 1648, quindi però era stata semplicemente appunto un'incursione parziale legata, no, al ciclo di guerre che conosciamo, impero contro stati nazionali. Alla fine il senso era stato sovranazionale imperiale, che poi fosse Carlo V, Filippo II, Ferdinando I, scusate, Ferdinando II o Ferdinando III, beh, a un certo punto anche Ferdinando I. In realtà il grande scontro epocale, un secolo e mezzo, con anche implicazioni e motivazioni religiose, era però tra un'idea di Stato, tra un modello di Stato sovranazionale europeo, l'impero, così come era stato concepito da Carlo V, e invece gli Stati nazionali. L'affermazione definitiva, e alla fine la vittoria, lo sappiamo, fu degli Stati nazionali. Adesso però dobbiamo affrontare il 600, abbiamo visto solo questo aspetto, nel suo insieme e anche, no, considerando gli altri aspetti, a cominciare da quello economico-sociale. E allora, in questo senso, possiamo dire che mentre il 500, se vi ricordate, a livello economico-sociale era stato un secolo di crescita, espansione, sia demografica sia proprio appunto a livello economico, con il grande apporto dell'inizio della colonizzazione mondiale da parte, no, almeno di alcuni stati europei, no, che aveva dato un impulso fondamentale, all'economia europea, no? Cioè, significava entrate, no? Afflusso di nuove enormi ricchezze commerciali, ma poi no, ovviamente potevano essere investite sia nell'agricoltura sia nell'industria. Quindi, ok, la popolazione era arrivata dai circa 50 milioni, era raddoppiata, quasi tra i 90 e i 100. Nel 600 invece abbiamo, allora, in linea di massima, genericamente, poi vedremo, faremo delle specificazioni, diciamo, in prima approssimazione è un secolo, in particolare il suo cinquantennio centrale, è un secolo invece di recessione e addirittura per alcuni paesi di depressione a livello economico, ma anche demografico. Vi ricordate la tipologia della crisi economica? Vi ricordate che ve l'avevo distinta in stagnazione, il grado minimo, recessione, allora stagnazione vuol dire che bocce ferme, no? Il prodotto interno lordo, la ricchezza materiale, non i dobloni, no. La ricchezza non cresce, no? Appunto, ristagna immediatamente. Recessione vuol dire invece che diminuisce, anche se in modo contenuto e per poco tempo. Depressione invece significa che diminuisce, no, il PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza diminuisce notevolmente e per molto tempo. Alcuni economisti oggi di almeno 5 anni, no? Continuativi. Ok, allora,
diceva appunto, è un secolo di recessione, depressione per alcuni paesi, ma non per tutti, o meglio, in misura molto diversa, come adesso vedremo. Anche diciamo così, la dinamica demografica no, è un po' strana, perché alla fine del secolo, alla fine del Seicento, la popolazione supera anche i 100 milioni, ma dopo essere fortemente diminuita a metà del secolo. Quindi all'inizio c'è un forte calo demografico e poi c'è una ripresa. In un certo senso si ripropone, entro certi limiti, in modo più attenuato, si ripropone nel Seicento la trappola malthusiana che avevamo già, no, vi ricordate, individuato alla base della grande depressione del 300. Quindi ancora una volta, poiché l'economia tutto sommato continua ad essere prevalentemente agricola, quindi è l'agricoltura che contribuisce al prodotto interno lordo complessivo per l'80%, essendo quindi ancora quella europea una economia agricola in crescita nel 500, no, si ripropone la forbice, la divergenza, no, tra la crescita aritmetica 1, 2, 3, 4 della produzione e invece la crescita geometrica della popolazione, quindi 2, 4, 6, 2, 4, 8, eccetera, 16, 32, devo andare a ripetizione di aritmetica. Ci siamo, vi ricordate? Per cui a un certo punto abbiamo una crisi di sottoproduzione. A un certo punto i beni materiali sono insufficienti a sostenere il maggiore incremento della popolazione. Ma se appunto ancora una volta scattò una trappola malthusiana, in realtà scattò in misura molto, molto più ridotta rispetto al 300, proprio perché comunque in parte era ancora pur sempre un'economia, quella europea del 600, prevalentemente agricola, ma il rapporto non era, no, il rapporto tra agricoltura e gli altri settori, ovvero l'industria, il commercio, le finanze, il settore bancario, no? Ricordate che questi sono i quattro settori fondamentali: agricoltura, che include anche poi l'allevamento, agricoltura, industria, commercio, finanza. Ok? Quindi c'era stato nel 500, c'era stato un maggior sviluppo relativo dell'economia urbana. L'industria, il commercio, le finanze sono economia urbana, l'agricoltura è economia rurale. Quindi grazie a questo l'economia europea era meno dipendente rispetto al 300 dall'agricoltura, e quindi in questo senso la trappola malthusiana era meno, diciamo così, radicale, era meno potente. Alla trappola malthusiana si è così, anche così, versione ridotta, però si aggiunse un peggioramento climatico, una mini era glaciale che proseguì fino alla metà del Settecento, a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, un cambiamento climatico nella direzione di più freddo,
più precipitazioni atmosferiche che danneggiarono i raccolti. Chiaramente, no, le mini trappola malthusiana più peggioramento del clima uguale carestie. Di nuovo alla fine, negli ultimi anni del Cinquecento e poi nella prima metà del Seicento, si registrano numerose carestie. Sapete, carestie significa, no? Carestie di massa, morte di fame, morte per i media di migliaia di persone. A questi fattori si aggiunse un fattore che in questo momento, in questo periodo, in questi mesi ben conosciamo, cioè il fattore epidemie infettive, malattie infettive epidemiche. Tornò la peste, che non era mai sparita, però era rimasta latente nel Cinquecento, e invece, no, in una situazione demografica, ma anche forse climatica più favorevole, ci sono nuovi episodi epidemici di peste, della peste, quella classica, quella appunto manzoniana. Infatti, no, se volete, l'episodio più vicino a noi, milanesi, fu quello di cui parla poi, episodio epidemico, di cui parla Manzoni nei Promessi Sposi, no? La peste a Milano nel 1630-31, ma poi ci furono altri vasti focolai anche prima, anche dopo, anche in altre città italiane e anche europee. Però non fu la pandemia del 300, cioè in realtà l'indice di mortalità, prima ancora quello di letalità, sapete la differenza? No, l'indice di letalità è il rapporto tra i decessi e i contagiati, di mortalità è il rapporto tra i decessi e l'intera popolazione, a prescindere, no, dai contagiati e no. Comunque, sì, entrambi gli indici furono decisamente inferiori rispetto alla peste nera del, no, ricordate, la peste nera del 300, la grande pandemia, no, proprio generalizzata. Ecco, non, appunto, non, anche laddove appunto vi furono aree di epidemia, no, episodi epidemici, i morti furono minori, ma soprattutto non ci fu proprio un'estensione a tappeto in tutto il territorio europeo, fu più a macchia di leopardo. Così variamo un po' di espressioni forbite, ma sicuramente già la conoscete, no? A macchia di leopardo, sapete cosa vuol dire, no? Ok, in più aggiungiamo un fattore, in realtà l'abbiamo già aggiunto, che poi si collega soprattutto a quello precedente, l'abbiamo già citato fin dall'inizio di questa lezione: la guerra dei trent'anni, che guardate, per quei secoli fu una guerra lunghissima e molto vasta, con un coinvolgimento di soldati forse mai prima visto, no? Perché ricordatevi che alla fine intervennero praticamente tutte le grandi potenze europee, e che si svolse in Germania. Quindi ovviamente le vittime della guerra, non solo le vittime dei soldati nelle battaglie, ma anche i civili che in qualche maniera erano coinvolti, per le soldataglie spesso saccheggiavano, rubavano il cibo agli animali, il cibo ai contadini per sfamarsi,
E quindi già in una situazione ovviamente di, no, di recessione agricola, o meglio, di sottoproduzione, no? Di sottoproduzione, ovviamente contribuirono, no, in questo senso poi alle carestie, alle morti causate dalla fame, ma ricordiamoci anche che, non so, che gli eserciti sono un fattore di... Di costo. Non sento. Di costo. Di costo, no, non è, adesso non c'entra il costo. Diffusione delle epidemie. Di, non solo diffusione, ma di produzione, in questo caso, se parliamo della peste. Possiamo dire, un terreno di coltura del batterio, no, della peste. No, sono come delle serre che producono... Vuoi batteri, vuoi virus, no? Perché gli assembramenti in più si spostano e quindi spargono. Oggi dovremmo essere particolarmente sensibili a questa problematica. Domande? Un attimo di pausa, di respiro. Allora, abbiamo ancora... a questo punto però questo discorso generale e generico invece va articolato e differenziato. Perché? Perché non va, ciò che vi ho detto, non valse nello stesso modo per tutte le aree geografiche dell'Europa occidentale, per tutti i paesi dell'Europa occidentale. Allora, diciamo innanzitutto che si può parlare di depressione, sia economica sia demografica, per i paesi, soprattutto per i paesi mediterranei, ovvero la penisola italiana, la penisola iberica, ma anche, in parte la Francia mediterranea, ma anche la Germania per il fattore bellico, devastata, perché fu devastata dalla guerra dei trent'anni, quantomeno anche dalla guerra dei trent'anni. La Francia, il grosso della Francia centrale e settentrionale, in realtà ebbe momenti di ristagno, ma non ebbe, no, sicuramente non andò in depressione e forse nemmeno in recessione. Altri paesi, ovvero i Paesi Bassi, soprattutto i Paesi Bassi settentrionali, che vi ricordate, no, erano riusciti a ottenere, a conquistare l'indipendenza, era nata, no, la Repubblica delle Province Unite, mentre i Paesi Bassi meridionali, l'attuale Belgio, rimanevano, no, alla Spagna. C'è una divisione, ricordate, anche tra di tipo religioso, ovvero i Paesi Bassi settentrionali, l'attuale, no, l'attuale Olanda, ma in realtà si chiamano Paesi Bassi, no? Netherlands, erano allora protestanti, soprattutto calvinisti, mentre nei Paesi Bassi meridionali erano soprattutto cattolici. Ok, ma vi dicevo, in particolare appunto, la Repubblica delle Province Unite, Paesi Bassi settentrionali, e l'Inghilterra non solo ebbero brevi periodi, alcuni anni magari centrali di ristagno, ma complessivamente crebbero notevolmente, anche perché partivano da molto indietro. Allora ricordiamoci che fino a tutto il Cinquecento le aree economicamente più sviluppate, più avanzate dell'Europa erano
l'Italia in generale, in particolare l'Italia centro-settentrionale, l'Italia dei comuni e poi delle signorie e poi dei ducati, che però erano nati dalle esperienze comunali, e i Paesi Bassi meridionali, le Fiandre, le cosiddette allora Fiandre. Mentre i Paesi Bassi settentrionali e l'Inghilterra erano arretratissimi, cioè erano arretrati, erano molto meno ricchi, erano molto meno sviluppati. E invece, anche grazie al fondamentale, potente impulso del commercio mondiale, del commercio marittimo mondiale, i Paesi Bassi settentrionali, diciamo l'Olanda se volete così, e l'Inghilterra cominciarono un loro impetuoso sviluppo economico-sociale, una loro crescita anche a livello demografico, quindi non, mentre appunto Italia, Spagna, penisola italiana, penisola iberica assistono a un crollo demografico, la popolazione invece di appunto di Olanda e Inghilterra, che inizialmente era molto, molto minore, era esigua, comincia a crescere in modo notevole. Dunque, in questo senso, dal punto di vista economico, che succede? Tutto bene? No, ti devi mettere la mascherina completamente, se no. Ti vedo un po'. Perché sei così? Ti vedo un po' depresso, ti sei immedesimato troppo in questa. Non vi devo parlare della peste, perché così magari vi aumento i vostri timori. Per la nuova peste, il Covid, no? Allora, senza sottovalutare, però siamo in condizioni ben migliori di allora, quindi abbiamo anche ragionevoli motivi di relativo ottimismo, serenità, tranquillità. È in base a quello che vi ho detto, dal punto di vista economico, il 600 è un secolo di ribaltamento dei rapporti di forza, prima economici ma alla fine anche politici, tra sud e nord d'Europa. Fino alla fine del 500, all'inizio del 600, è il sud che primeggia. No, sono i paesi mediterranei, e questo vale ovviamente, ha una implicazione molto forte anche per noi, Italia. Invece a partire nel corso del 600 i paesi economicamente più sviluppati diventano quelli del nord Europa, momentaneamente nel corso del 600 appunto l'Olanda, ma poi perde terreno a favore della Francia e dell'Inghilterra, soprattutto dell'Inghilterra, che non a caso, vi faccio un'anticipazione ma così forse capite, no, meglio, che non a caso poi alla fine del Settecento fu il primo paese in cui si sviluppò la rivoluzione industriale. A partire appunto la dinamica economica inglese, che si sviluppa a partire dal 600, approda poi a una rivoluzione. Beh, prima a una rivoluzione agricola, già nella prima metà del 700, e poi addirittura, lo vedremo, alla rivoluzione industriale, ma così appunto questo è un flash forward, una prolessima, per farvi capire, no, cosa significa
rovesciamento, ribaltone delle relazioni, dei rapporti di forza economici tra il sud e il nord. Per concludere su questo punto, nel 600, ma anche dopo, l'Olanda prima e l'Inghilterra diventano i paesi coloniali, gli stati colonizzatori dominanti. Allora, ricordate che le prime potenze coloniali erano state il Portogallo e poi la Spagna. In parte soprattutto la Spagna mantiene i suoi possedimenti, ma non li amplia più. Il Portogallo perde una gran parte dei suoi possedimenti coloniali a favore dell'Olanda. L'Olanda si sovrappone in molti luoghi alla colonizzazione portoghese, in particolare nel Sudafrica, in particolare nell'Indonesia, Asia, Indonesia, l'arcipelago, no? dell'Indonesia, poi guardatevi anche la cartina. E l'Inghilterra a sua volta comincia la sua espansione sulla costa atlantica del Nord America, ma anche in India, ma anche poi vedremo in Africa, cioè, ancora fino agli ultimi decenni del 600 la flotta olandese è superiore a quella inglese, ma alla fine del 600 quella inglese, terza potenza coloniale nuova, è quella francese, che comunque anche i francesi si danno da fare nel nord del Nord America, attuale Canada, in India anche loro, anche alcune basi anche loro in India, e quindi in questo senso anche la Francia comunque, seppure no, seconda, terza all'inizio rispetto a Olanda e Inghilterra, poi seconda rispetto a Inghilterra, però anche la Francia ha un notevole sviluppo economico. Bene. Altra, invece, una seconda differenziazione me l'avevo già anticipata, è di tipo cronologico, cioè depressione sì, ma appunto soprattutto nei decenni centrali, poi negli ultimi decenni c'è invece una ripresa generalizzata, naturalmente una crescita molto più forte nei paesi del nord, minore nei paesi del sud, ma alla fine c'è comunque globalmente una ripresa. Infatti vedremo che il Settecento sarà un nuovo secolo europeo di crescita, anche se chiaramente a livelli diversi a seconda delle aree, a seconda delle zone. Sicuramente, però, parlando adesso, chiudendo il discorso economico sulla penisola italiana, che è quella che ci può interessare più da vicino, il nostro paese subì un contraccolpo negativo non indifferente. Allora, la Repubblica di Venezia, sapete, era fino ancora agli inizi del 600 la potenza marittimo commerciale maggiore, e insomma ancora anche la Repubblica di Genova se la cavava non male. E invece, sono progressivamente il loro volume, il volu-
il volume commerciale movimentato da questi stati italiani diminuisce drasticamente a causa sì della atlantizzazione. Allora, con la scoperta delle Americhe, il Mediterraneo non è più, no, il centro dei traffici, lo diventa sempre di più l'Atlantico, quindi questo fenomeno viene chiamato atlantizzazione dei commerci. Ma non fu solo questo, perché comunque anche il Mediterraneo ancora era importante per gli scambi con le Indie, no? Il punto è che i mercanti veneziani genovesi furono sconfitti dalla concorrenza dei mercanti olandesi e inglesi. E a livello commerciale, no, perché perdono la battaglia concorrenziale? Perché olandesi e inglesi riuscivano ad avere costi minori e quindi a fare prezzi più bassi. Le battaglie concorrenziali si svolgono a colpi non di cannone, ma di prezzi bassi, a colpi di diminuzione dei prezzi. Come mai? Allora, c'è il caso olandese, ma vale anche per l'inglese, era una questione tecnica, cioè gli olandesi per primi erano riusciti a costruire un nuovo modello, un nuovo tipo di nave che era molto più maneggevole di quelle precedenti e dunque poteva essere condotta in navigazione con una ciurma, diciamo così, numericamente più contenuta, più ristretta, no? Con un numero minore ci voleva il mercante o l'armatore, comunque chi investiva nelle navi, nelle imprese commerciali, doveva pagare un numero minore, non di soldati ma di marinai, e quindi spendeva di meno e quindi poteva fare prezzi più bassi e quindi ovviamente vendeva di più. Ok, questo discorso è molto attuale, perché per quanto riguarda l'intera Europa si collega, no, alla concorrenza in particolare della Cina. La concorrenza della Cina dei prodotti cinesi si basa, come ben sapete, questo, no, è un vostro senso comune, sui prezzi più bassi. Prezzi più bassi dovuti al minor costo, anche, non solo, anche a una notevole inventiva tecnologica, no? Pensate a Huawei, eccetera, ma anche, forse soprattutto, questo è tutto da discutere, da vedere, al minor costo della forza lavoro, cioè, poi detto con i soldoni, vale per la Cina, ma vale anche per l'India, vale per altri paesi. No, al fatto che gli operai cinesi sono pagati pochissimo rispetto agli operai europei, ma solo operai adesso, no, che invece hanno alle spalle una tradizione di lotte sindacali, quindi di incremento dei salari, eccetera. Okay? Questo è anche, no, è anche uno spunto per gli articoli che potete trovare. Quello che vale a livello, quello che vi ho detto adesso, a livello commerciale, vale anche a livello industriale, cioè le aziende industriali corporative italiane, vi ricordate che erano
le attività industriali erano organizzate e gestite nella forma delle arti o corporazioni, le associazioni di mestiere che fissavano la qualità della materia prima, uguale per tutti, no? Per esempio per tutti quelli che facevano dei panni di lana, no? La lana grezza doveva essere di qualità X, e quindi fissavano anche i prezzi di vendita, in maniera che tra appunto produttori della stessa città, di Firenze piuttosto che di Milano, non ci fosse concorrenza. Quindi tutti i produttori di panni di lana milanesi, no, vendevano allo stesso prezzo. No, poi c'era la concorrenza magari con Firenze, anche addirittura le corporazioni normavano, stabilivano il numero degli addetti ai lavori, i salari per i lavoranti, per i lavoratori, per gli operai, no, che dovevano essere dei salari dignitosi, perché le arti o corporazioni avevano anche un'impronta, un fondamento religioso, quindi si basavano su un'etica religiosa di solidarietà, di benessere collettivo, non solo degli imprenditori. Soprattutto in questo caso gli inglesi, nuovi produttori inglesi, che poi vedremo, no? Adottando sistemi di produzione diversi, nuovi, come per esempio il domestic system, questo lo scrive, oppure il putting out, sinonimo, putting out system, cioè la produzione, poi vedremo, a domicilio, riuscirono, no? A produrre per esempio dei panni di lana di qualità inferiore, perché non badavano tanto alla qualità, ma con un prezzo molto minore, e quindi l'industria italiana subisce la concorrenza di quella, in parte anche di quella olandese, ma poi soprattutto di quella inglese, e dunque c'è una contrazione anche, no, a livello del settore industriale italiano. Vuol dire calo della produzione, quindi naturalmente licenziamenti, no, perché se c'è meno, no, meno possibilità di smerciare, di vendere, bisogna produrre di meno, ma allora se si deve produrre di meno, meno operai, anche se, no, erano abbastanza salvaguardati, ma quando poi un'impresa fallisce c'è poco da fare, insomma. Bene, tutto questo porta la borghesia italiana, sia quella commerciale, sia quella, vi dico questo e finisco e mi fermo, sia quella industriale, ad abbandonare in parte le attività commerciali, le attività industriali che non erano più redditizie o sufficientemente redditizie, anche perché comunque loro già avevano accumulato e comunque stavano bene, e quindi investono nelle terre, magari anche cercando di acquisire un titolo nobiliare. E dunque in questo senso, salvo che in alcune aree come in Lombardia, in parte in Piemonte, c'è una ruralizzazione una relativa ruralizzazione dell'economia italiana. Bene, poi vi scrivo sul registro elettronico le pagine che dovete studiare, sempre sul libro dell'anno scorso, ok?